Un caloroso saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Pillole di Saggezza. Oggi dedico questo video al mio caro amico Andrea, che mi ha gentilmente omaggiato di questo libro molto interessante che vi consiglio di leggere, che si intitola Come vivere in armonia con se stessi e gli altri. Ed è stato scritto dai due psichiatri Malone della clinica di Atlanta. Breve parentesi che non c'entra nulla con il libro e con questa rubrica, ma che può rivelarsi utile per molti di voi. Anche Andrea è uno youtuber per passione e cura da anni un canale molto interessante ed originale, Numismatica Italiana, rivolto soprattutto agli appassionati di collezionismo, in particolare di monete. Vi consiglio di visitarlo e darci un'occhiata e per chi fosse interessato lascio il link qui sotto in descrizione. Se stai guardando il video, ciao Andrea. Veniamo al libro. Non si tratta dell'ennesima raccolta di consigli, la classica americanata fai da te. Ma potremmo definirlo un vero e proprio testo antico, scritto da due saggi, che sono andati ben al di là delle lezioni apprese sui manuali di psichiatria e filosofia, per esporre un possibile rinnovamento, diciamolo, chiamiamolo così, di questo millennio. La verità profonda dell'uomo, il suo essere con la natura e della natura, è reperibile in ciascuno di noi. Basta non lasciarsi travolgere dai problemi contingenti, dalle preoccupazioni quotidiane e vedere letteralmente il mondo con altri occhi, come ho già detto in altri video. Per fare questo è essenziale ricercare un nuovo equilibrio interiore e trasformare la vicinanza in intimità, cioè in quell'essere intimi appunto, in ascolto prima di tutto con se stessi, con il sé più profondo, la nostra essenza, che si trasforma poi in atto d'amore nei confronti di noi stessi e di conseguenza degli altri e del mondo. Per questi concetti espressi, pur essendo un libro che è stato scritto negli anni 90, ormai più di 20 anni fa, è estremamente attuale e più che mai indispensabile per la realtà odierna che stiamo vivendo. Come ho accennato poco fa, è incentrato e ruota attorno principalmente a due concetti fondamentali, vicinanza ed intimità. Il primo ha a che vedere con la relazione, la vicinanza appunto, tra persone, quindi amici, coniugi, familiari, e mira alla stabilità, al mantenimento dei sistemi che l'uomo ha creato, dal più piccolo, la famiglia, fino ad arrivare ai macrosistemi, quindi i governi, gli stati, le nazioni. Il secondo invece ha a che fare con l'ascolto di se stessi e dell'altro, o meglio, dell'essere ed esprimere pienamente se stessi in ogni momento e permettere all'altro di fare altrettanto. Lo stesso Thomas Patrick Malone, riportando un esempio richiamato dalla madre, ci spiega la differenza tra queste due esperienze. Se una persona triste e lacrimevole ti dice perché sta piangendo, bene, questo vuol dire che non è più così triste come era quando non riusciva a comunicartelo. Nell'intimità io non spiego, ma condivido le mie lacrime con te. Io sono me stesso con te. In me stesso io sento ciò che sono con te. Quando mi sposto verso il mio io, il mio sentire, te, è per lo più composto di reazioni e adeguamenti. La mia è una relazione, non un essere. Se fossi intento a piangere da solo, sentirei me, soltanto ciò che sono interiormente. Noi esseri umani abbiamo difficoltà a consentire a noi stessi semplicemente di essere, a permettere a noi di piangere in presenza dell'altro, di ridere in presenza dell'altro, di essere esclusivamente e naturalmente quali siamo. In altre parole, non ci sentiamo affatto liberi di essere i nostri sé, ed è riluttanza questa che acquista la massima evidenza nella nostra sessualità. I due modi di esperire la vita, che peraltro, come diceva il filosofo Kierkegaard, non è un problema da risolvere, bensì una realtà da esperire, appunto, dicevo, i due modi sono molto differenti, ma entrambi fondamentali e pertanto affinché vi sia equilibrio ed armonia, entrambe queste componenti devono coesistere assieme, come in una danza. Purtroppo ad oggi, come rimarcato anche dagli autori del libro, si fa più affidamento e si ricerca molto di più la spesso falsa sicurezza della vicinanza, dell'apparente stabilità, a discapito dell'intimità, della fiducia in sé. Ma l'ingrediente più importante dell'esperienza intima resta il mantenere la séità, cioè poter essere se stessi, e permettere all'altro di fare altrettanto, mentre si è in relazione, correlati appunto all'altra persona.
Insomma, sono concetti ed esperienze estremamente interessanti e fondamentali, ovviamente non devono restare solo a livello teorico, ma sono da applicare e bisogna augurarsi di viverle giorno dopo giorno, momento dopo momento, per poter godere di una vita piena, serena ed appagante. Non vi svelo altro per lasciare a voi occasione di approfondire la lettura, ma vi chiedo cosa ne pensate di questo binomio vicinanza-intimità? Riuscite a bilanciare bene questo mix nelle vostre vite? Se ne avete piacere, fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Nel frattempo, ringraziandovi per l'attenzione, vi do appuntamento al prossimo episodio con Pillole di Saggezza. Ciao, alla prossima!